mandato una lettera anche al nuovo Presidente del Consiglio, Gentiloni, perché insomma, noi come Regione dobbiamo essere coinvolti per capire anche gli effetti delle ristrutturazioni che verranno presentate, per capire anche il ruolo che può giocare la nuova banca rispetto al tessuto economico. Il PD prova a curare le ferite lasciate da una vicenda, quella di Banca Etruria, che senza timore di smentita ha investito il partito dell'ex premier Matteo Renzi come un ciclone, facendo vacillare non poco i consensi nei confronti di un soggetto politico ritenuto responsabile della disparità di trattamento fin troppo evidente tra aretini e senesi, quest'ultimi salvati, come sappiamo, con il salvataggio del Monte dei Paschi. L'incontro dal titolo Da Banca Etruria a Ubi, un futuro da scrivere insieme, ospitato dalla Borsa Merci ad Arezzo, era organizzato proprio dal PD. Doveva esserci anche il sindaco di Siena, ma non si è presentato. Rossi era presente, come Regione Toscana ha chiesto al premier Gentiloni di essere coinvolto nelle decisioni future. Adesso Nuova Banca Etruria, come sappiamo, è di Ubi ed il futuro è tutto da scrivere. E la nostra richiesta è che l'Ubi debba riconoscere una direzione territoriale qui, è fondamentale, è importantissimo, sia di carattere regionale, magari anche guardando all'Umbria, e facendo in questo modo valorizzare ancora di più il tessuto economico di questa zona, il distretto dell'Oro, che ha un peso particolare. All'incontro era presente anche l'Associazione Vittime del Salvabanche. Durante l'intervento della senatrice Donella Mattesini ci sono state alcune contestazioni. La rabbia, insomma, è ancora tanta per una vicenda che deve ancora avere il suo epilogo dal punto di vista giudiziario. Chi ha preso prestiti e non li ha restituiti, sia Monte dei Paschi che Banca Etruria, ma soprattutto chi li ha concessi inopinatamente, senza le adeguate garanzie, ha prodotto dei danni che adesso si stanno ripercuotendo in modo gravissimo sui nostri territori, compreso chi doveva controllare e non l'ha fatto se non l'ha fatto. Su questo ci sono delle indagini della magistratura. Come sempre io ripongo e riponiamo la massima fiducia nei confronti degli organismi inquirenti e della magistratura affinché venga fatta giustizia e affinché vengano individuate le responsabilità laddove ce ne sono.